Si tratta, possiamo dire, di scommettere. Gesù dice che vuol salvare la propria vita, forse la perde. Se la salva in ragione di un mondo o di una realtà del mondo che certamente ci tiene ancora schiavi del peccato, la possiamo salvare se ci liberiamo attraverso quello che Gesù stesso ci insegna a compiere in questo percorso. E allora, con le ceneri sul capo che ieri abbiamo ricevuto, ecco, mettiamoci con umiltà alla sequela di Gesù. Prendiamo anche noi la nostra croce. Ce lo insegna anche Padre Pio, che ha vissuto, possiamo dire, tutta la sua vita in questa prospettiva. E ha saputo compiere quelle opere che portano l'uomo a scegliere il bene, a scegliere Dio e a rifiutare il male. Ha saputo compiere quelle opere penitenziali, quelle opere di carità che lo hanno portato ad abbracciare una croce che per lui, come testimonianza anche per noi, è diventata segno di una salvezza. Iniziamo questo viaggio davvero con la consapevolezza che seguire Gesù ci porta certamente ad assumere con impegno la nostra vita in un discernimento continuo tra il bene e il male, e ovviamente per scegliere il bene e rinnegare il male, ma certi della sua vittoria e del dono del suo amore.